Dopo i numerosi casi di focolai di influenza aviaria che si sono sviluppati negli allevamenti del Varesotto, un caso si verifica in provincia di Brescia. Ad essere colpiti dal virus, i tacchini di un allevamento di casacci di San Gervasio, nella Bassa, sotto accusa finisce l'avifauna selvatica mentre scattano i provvedimenti dell'autorità sanitaria. La situazione di affollamento di allevamenti può essere causa di una più facile e veloce trasmissione del contagio tra gli animali, così come laddove permangono situazioni di promiscuità tra uomo e animale. Non è raro il salto di specie, ma il caso non riguarda l'Italia, stando all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna. È una situazione che è già molto critica, ma non solamente in Italia, e in tutto il continente europeo. Sono dei virus che vengono introdotti nel territorio con i volatili selvatici e nel nostro territorio le migrazioni avvengono fondamentalmente nel periodo estivo verso la stagione invernale. E questo è un periodo molto critico per noi, per cui probabilmente sono stati introdotti dei virus influenzali di questo tipo con questi volatili e poi chiaramente poi ci sono alcune situazioni che magari ci sono aree umide molto vicino a degli allevamenti dove può passare una trasmissione da questi volatili poi agli allevamenti. Poi è ovvio che in alcune situazioni dove ci sono, come è successo adesso nel Veronese, dove ci sono delle concentrazioni di allevamenti, può anche succedere trasmissione magari da un allevamento all'altro. È un virus che in alcune situazioni sì, è successa una trasmissione dal volatile all'uomo, però questo è avvenuto soprattutto nei paesi asiatici dove c'è tutta una serie di un contatto tra l'uomo e l'animale e delle situazioni molto diverse di quelle che avvengono in altri paesi. E questo virus poi in particolare è molto meno trasmissibile all'uomo di altri virus dello stesso sottotipo che circolavano precedentemente.